naturalmente una volta che si saranno ritrovati casi positivi, i tre laboratori si occuperanno, così come di prassi, per informare naturalmente l'ASL e procedere per il tradizionale percorso fino ad arrivare alla LUSCA e poi eventualmente ospedalizzarli o comunque curarli a domicilio. La Croce Rossa si è resa disponibile per due tipi di interventi, uno quello di realizzare i tamponi a domicilio, di dove i parroci dovessero indicarci persone impossibilitate a muoversi da casa, e l'altra iniziativa messa in campo appunto dalla Croce Rossa è quella di fare in cinque punti della città, adiacenti diciamo alle parrocchie che hanno dato l'adesione, per un screening in drive-in, quindi concedendo alle persone di poter comunque stare in auto, essere naturalmente analizzati e nell'attesa dei 15-20 minuti comunque rimanere nell'automobile senza scendere.